fortuna di venire qui a Napoli, diciamo nel sud, nella presentazione delle attività che rappresentano la storia dell'Indire e che per quel che riguarda questa sede rappresentano anche in qualche modo un programma di azione. Vorrei sottolineare come su molte di queste attività c'è di fatto una possibilità di incontro, di convergenza importante. Il direttore, il presidente, nel aprire il suo discorso ha fatto riferimento al problema della dispersione scolastica. Ecco, noi come Federico II, in pratica abbiamo iniziato alla fine di questo anno accademico, ma inizieremo con maggiore decisione con il prossimo anno accademico, abbiamo un punto di vista particolarmente attento per quel che riguarda la conclusione del percorso scolastico e l'accesso all'università. Il Presidente faceva riferimento alla dispersione forte primo e secondo anno determinata dall'abbandono nel primo e secondo anno degli istituti tecnici e professionali. Io do un dato riferito alla Campania di iscrizione all'università di coloro che conseguono la maturità tecnica o professionale, solo il 5%, ma il dato è approssimato per eccesso, di coloro che hanno compiuto gli studi professionali si iscrivono all'università, il 7% degli istituti tecnici. Se andiamo sui licei andiamo 87-90%. Questo è un problema che ci preoccupa molto, per cui c'è una commissione Federico II nella scuola, che ha iniziato una collaborazione con la direzione scolastica regionale, con le scuole, evidentemente un territorio con cui potremo certamente collaborare e quindi è un discorso aperto. E un'altra iniziativa che vorrei sottolineare e che vede impegnata la Federico II e che nelle attività del Indire, l'e-learning, lei faceva riferimento all'esperienza di Federica, a parte che l'esperienza di Federica sarà di fatto potenziata, ma proprio a Federica è affidato per il prossimo anno accademico la sperimentazione di corsi e-learning, corsi di laurea e-learning blended. La Federico II ha concluso con l'ANVUR questo progetto di sperimentazione che varrà poi sull'intero territorio nazionale. Quindi anche questo credo sia un campo su cui siamo aperti e quindi credo che la mia presenza qui e non soltanto per portare il saluto del mio Ateneo, ma anche per testimoniare l'attenzione per le vostre attività. Grazie. Grazie.